pubblico dell'arte? Chi è il pubblico di un'arte audience oriented? Perché il pubblico può essere diverso, non c'è un pubblico. E d'altra parte tutta l'arte è di per sé pubblica, pensare a una forma d'arte privata è un paradosso, una contraddizione in termini, l'arte è pubblica, è sempre stata pubblica. Nell'analizzare le pratiche cosiddette audience oriented, noi possiamo vedere che il pubblico può essere di volta in volta un soggetto, quindi una persona, e quindi l'operazione è rivolgersi ed essere impostata su una relazione che va dalla soggettività dell'artista alla soggettività del proprio interlocutore. Può essere una comunità, dove comunità si intende un gruppo di persone che condividono un senso di appartenenza, può essere la cittadinanza, e già abbiamo identificato tre pubblici diversi. Quindi voglio proporvi proprio questa riflessione, perché è importante, quando si analizzano questo tipo di operazioni, capirne non solo le metodologie, i linguaggi e le pratiche attraverso cui si sviluppano, ma anche le intenzionalità e il tipo di persone che coinvolgono e perché scelgono di parlare a quel tipo di pubblico piuttosto che a un altro. Parto dalla fine, parto dal progetto di un duo di artisti finlandesi che si chiamano Oliver Kotschka Kalleinen e Tellervo Kalleinen. È un duo di artisti finlandesi che nel 2005 ha iniziato un progetto in progress, è un progetto che non avrà mai fine e poi capirete perché. Definendo un format che è disponibile online. C'è un sito intitolato in italiano, la traduzione sarebbe Il coro dei lamenti, in inglese è complaintschoir.org, poi ve lo scrivo alla lavagna. Gli artisti, dicevo, nel 2005 hanno definito un format, l'hanno messo online. Il format può essere utilizzato da chiunque si colleghi al sito internet, quindi da privati cittadini che decidono di mettere in piedi a livello locale quell'operazione che i due artisti suggeriscono online. Quindi dal 2005 si sono sviluppate tutta una serie di declinazioni locali del progetto. 65 è il numero dei progetti che afferiscono ai cori dei lamenti realizzati in diverse parti del mondo, in 65 luoghi del mondo, tra cui a Milano l'anno scorso, nel 2009. Chi mette in piedi un coro dei lamenti, quindi associazioni, anche istituzioni culturali, scuole, oppure semplici cittadini, che decidono, bene, facciamo il nostro coro di lamenti, ha solo due obblighi. Uno, di riconoscere il copyright, quindi l'idea che è dei Kalleinen. Due, di produrre un video e di rimettere questo video online, cioè di ridistribuire questo video, che è il video in cui si vede il coro dei lamenti che agisce nella pubblica piazza. Poi vi spiego anche il processo di realizzazione, perché è importante il processo. Dicevo che il gruppo che organizza il coro dei lamenti locali ha l'obbligo di restituire anche nell'arena virtuale del web il proprio coro. Quindi il coro dei lamenti agisce in un doppio spazio pubblico, che è da un lato quello della strada, quello fisico della città dove il coro nasce e si organizza e lavora, e quello poi del web, questa arena virtuale. Se voi andate su YouTube e digitate Complaintschoir, vi escono decine e decine di cori dei lamenti, da quello di Tokyo, Singapore, coreani, americani, europei, eccetera, eccetera, eccetera. Prima di spiegarvi esattamente il processo di lavoro, e dico spiegarvi esattamente perché l'altro punto nodale, a mio parere, delle pratiche cosiddette partecipative è la metodologia, cioè se un'operazione partecipativa non si può più giudicare puramente dal punto di vista estetico-formale, va però giudicata in qualche modo. E allora l'attenzione messa ai linguaggi, ai mezzi, alle pratiche, ai processi, cioè al modo di costruire e condurre l'operazione, diventa fondamentale, perché questo fa la differenza.
La canzone è stata coordinata da un musicista che è Emil, ciò avviene sempre, cioè i gruppi di cittadini o l'organizzazione che si fa carico del coro locale ha questo compito di fare volantinaggio, di reclutare, di raccogliere lamenti, di reclutare i partecipanti del coro, di incaricare un musicista locale di scrivere la partitura musicale che metta in note il testo, i lamenti, e di coordinare il coro, c'è anche un direttore d'orchestra che vedrete che dirige il coro. Alcune riflessioni le faremo dopo. Vi dico questo, il coro, questo progetto non è circolato nei canali istituzionali dell'arte, nessuna recensione è uscita, non è mai stato veicolato come progetto artistico, è finito invece al telegiornale nazionale, è finito sulla cronaca di tutti i quotidiani della Lombardia e questo è un fatto interessante. Non ha una connotazione negativa e anzi io lo dico perché è un elemento sul quale riflettere. La riflessione che vi propongo è laddove ci sono delle pratiche partecipative, cioè che nascono tra virgolette dal basso, che comunque operazioni che prevedono in qualche modo la loro costituzione attraverso la partecipazione di persone che non appartengono all'arte, forse è importante che queste pratiche effettivamente funzionino nei contesti di riferimento e che non abbiano bisogno delle cornici dell'arte, cioè non abbiano bisogno della narrazione che la critica d'arte o il sistema dell'arte può fare di queste pratiche, cioè devono effettivamente funzionare nel contesto e per le persone che vi partecipano.